la raccolta dei peli. Gli orsi sono i soli animali in grado di scavalcare la recinzione e di entrare nel campo per mangiare il gran turco, ma durante la loro incursione lasciano qualche ciuffo di pelo impigliato nel filo spinato. È materiale biologico importantissimo, perché grazie all'analisi del DNA contenuto nel pelo è possibile riconoscere gli orsi uno per uno. Hanno portato questo campione di peli dall'Abruzzo, di orso. Ci sarebbe da determinare il genotipo per vedere a quale orso appartiene. L'analisi viene effettuata nei laboratori dell'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica, utilizzando le stesse tecniche impiegate dalla medicina legale per risalire all'identità delle persone attraverso il DNA. Sono necessari 9 loci per identificare con sicurezza un orso. Facciamo vedere anche. In base alle analisi, si può affermare con certezza che gli orsi marsicani sono più di 40, ma probabilmente meno di 50. Troppo pochi. Non possiamo permetterci di perderne neanche uno, come è avvenuto purtroppo in passato. Nell'87, per esempio, sulle pendici della Marsica, furono uccisi 13 orsi. È tornata la primavera e la neve poco a poco lascia le montagne d'Abruzzo e si trasforma in acqua. Il lago di Scanno diventa luogo di sosta per gli uccelli migratori. È l'epoca in cui gli animali migrano in alta montagna, che verde di erbe profumate da secoli sfama milioni di cavalli, vacche e pecore. È anche la stagione in cui un orso ha deciso di insediarsi in questa zona. È una femmina, la solita Gemma casalinga, che già una volta scese in paese e che in quell'occasione fu catturata e munita di un radiocollare. Ma ora l'orsa recidiva non ha nessuna intenzione di infilarsi nell'apposita trappola a scatto che è stata sistemata vicino a un pollaio. È temeraria, ma è anche molto prudente. Questa volta non ci casca. Mettiamolo su questa frequenza, Mario. Da qualche giorno l'orsa osserva il silenzio radio. Il segnale emesso dal suo radiocollare non viene raccolto dalla ricevente, probabilmente è schermato dalle montagne. E se invece fosse in difficoltà? Se fosse rimasta intrappolata in un laccio con i suoi cuccioli? Dove sarà finita l'orsa? Si batte il territorio in modo metodico, palmo a palmo, sorvolando la valle del Sagittario e le montagne che la fiancheggiano. È un territorio roccioso, molto impervio, abitato da animali rarissimi come il falco lanario, che è il nido sulle rocce battute dal sole. Il carburante è agli sgoccioli, bisogna rientrare alla base. Un momento, ecco il segnale. Lago comincia a muoversi, fra il rumore assordante arriva il bip bip tanto atteso. Da qualche parte qui sotto c'è l'orsa. Bisogna raggiungere la squadra a terra più vicina per proseguire la ricerca sul terreno. Un fazzoletto di terra è sufficiente per atterrare. La zona da cui proviene il radiosegnale è una tranquilla valle riparata da occhi indiscreti.
L'elicottero riparte e intanto ci si avvia nella direzione giusta con trepidazione e preoccupazione. I binocoli frugano la montagna, ma quelli di oggi non sono occhi indiscreti, sono gli occhi di chi ama gli orsi e vigila sulla loro vita. Ecco l'orsa con un cucciolo, anzi due, tre. Straordinario, una mamma eccezionale. È magra, attenta, non li perde di vista neanche un attimo. Queste sono le montagne d'Abruzzo, la terra che offre ancora spazi incontaminati a cervi, lupi, camosci, aquile e naturalmente orsi. Qui l'uomo deve contribuire a ripristinare gli equilibri naturali perché l'orso bruno marsicano, un animale che tutta l'Europa ci invidia, torni a prosperare in un territorio oggi protetto meglio che in passato. Questa volta c'è qualcuno che vigila su di loro. Nel mese di aprile in alto fa ancora freddo, ma ormai la neve comincia a lasciare le montagne d'Abruzzo. È questa la regione dove vivono gli orsi bruni, gli ultimi orsi dell'Europa, animali grandi, misteriosi, la cui esistenza è appesa a un filo. Ci auguriamo di trovarli presto. Forse sono più in alto, dove si spingono in cerca di cibo, affamati dopo il letargo e ansiosi di trovare qualcosa da mettere sotto i denti. Qui, nei pascoli d'alta quota, i primi a fiorire sono i crochi,
le prime a cantare sono le allodole. È arrivata la primavera e lo si capisce dal canto delle allodole, che appena la neve lascia liberi questi dossi erbosi cominciano subito a segnalare la loro presenza e a difendere il territorio, e dal movimento delle talpe, che hanno crivellato il terreno di buchi. Questo è il periodo in cui anche gli orsi escono dal letargo. I maschi aumentano la loro attività, vanno in cerca delle compagne, e le femmine escono dalle tane, spesso accompagnate dagli orsacchiotti, con cui hanno svernato o che sono nati durante l'inverno. E questo è il momento più critico per loro, il momento in cui è difficile trovare da mangiare. Non ci sono frutti, non ci sono bacche. Forse trovano qualche carcassa di animale morto durante l'inverno, ma vanno soprattutto alla ricerca delle erbe. Questo è il periodo in cui le erbe sono il cibo più importante per gli orsi. Erbe di montagna spontanee, e vanno a cercarle anche in alto. Gli orsi sono un po' vagabondi e non è raro che qualche esemplare faccia la sua apparizione in luoghi lontani dal Parco d'Abruzzo, il loro quartier generale. Noi ci troviamo nel Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, uno dei grandi parchi nazionali abruzzesi e non solo, di questo grande lembo di Appennino, un ambiente importante per l'orso, abbastanza lontano dal cuore dell'areale di questa specie che si trova nel Parco Nazionale d'Abruzzo, del Lazio e del Molise, ma si sa, gli animali si spostano e qualcuno spostandosi è anche arrivato da queste parti. Un maschio frequenta da qualche tempo il Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, una vasta area protetta ancora ricca di zone selvagge. Esplorarle tutte non è facile, forse l'orso ha lasciato le sue tracce sulla neve. Non si vive di solo erbe. Un animale grande e grosso come l'orso, che può superare i 2 quintali di peso, ha bisogno di cibi energetici. Non c'è niente che solletichi il naso di un orso quanto il miele delle api, soprattutto quando l'orso è affamato dopo il lungo letargo invernale. Il miele è un alimento molto energetico, una bomba calorica essenziale agli orsi per riprendersi dal lungo digiuno invernale. Anche perché questo è un miele mille fiori di grande qualità, rigorosamente biologico perché prodotto nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Le api, piccole ma tenaci, mettono a dura prova la pazienza e la resistenza dell'orso. Puntano al muso e agli occhi. Il plantigrado si allontana sotto una pioggia di stilettate benefiche. Deve rotolarsi per terra per liberarsi dei fastidiosi pungiglioni.